Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è una routine un po' diversa dal solito, eh? Ho qui una predizione e un mazzo di carte, cuori, quadri, fiori, picche, che vado a mescolare un paio di volte. Chiedo allo spettatore di sollevare circa metà mazzo, supponiamo così, di andarlo a mescolare e di andare a prendere una carta qualsiasi, lasciandola di dorso, supponiamo prenda questa qua. Poi gira il mazzo di faccia e va a inserire la sua carta senza vederla di dorso in un punto qualsiasi del mazzo. Dopodiché andremo a mescolare con la rimanenza, andando anche a tagliare. Ora andiamo a vedere qual è l'unica carta di faccia all'interno del mazzo, che è la carta scelta dallo spettatore. Vediamo un po'. È un re di quadri e la mia predizione era il re di cuori, ma non finisce qua, perché se andiamo a prendere le due carte vicine al re di quadri troviamo gli altri due re. Tutorial molto semplice. Allora, ci servono quattro valori uguali. Io ho scelto i quattro re, ma potete prendere quattro carte che volete, quattro assi, quattro dieci, quattro due, quello che volete. Uno lo mettete come predizione, ad esempio stavolta facciamo il re di fiori, ok, e la sua gemella andrà in penultima posizione di dorso, okay, mentre le altre due carte andranno di fianco, una alla destra e una alla sinistra. Quindi la preparazione è questa. Benissimo. Mostriamo di avere un mazzo di carte tutto quanto diverso. Scoriamo lasciando il primo blocchetto tutto unito per non far vedere appunto che c'è una carta di dorso. Chiudiamo. Andiamo a mescolare senza coinvolgere le ultime carte. Magari lo facciamo un paio di volte. Aspetta, perché c'è la carta di faccia di prima, pensavo. Quella veramente scelta dallo spettatore. Sì, eccola qua, scusate. Quindi andiamo a mescolare un paio di volte senza coinvolgere le ultime carte. Poi chiediamo allo spettatore di tagliare circa metà mazzo. Quindi lui taglierà circa metà mazzo, andrà a mescolarlo e sceglierà una carta, supponiamo questa. Noi prendiamo il suo mazzetto, lo giriamo di faccia e gli diciamo di inserire la sua carta senza vederla in un punto qualsiasi del mazzetto. Quindi lui la metterà in un punto qualsiasi. Chiudiamo, giriamo e mescoliamo di nuovo, sempre senza coinvolgere le ultime carte sul fondo. Ok, poi andiamo a fare un taglio circa a metà, in modo che la prima carta di faccia che incontriamo sia la gemella della nostra predizione, mentre la carta dello spettatore sarà tra le ultime. Quindi scorriamo pian pianino e mostriamo che la carta che ha scelto è un re di picche e la nostra predizione era un re di fiori, ma non finisce qua, perché se andiamo a prendere le due carte vicine troviamo gli altri due re rossi. E naturalmente non mostriamo il resto di carte, perché ci sarà una carta di faccia che è quella veramente scelta. Bene, spero che questo gioco un po' diverso dal solito vi sia piaciuto. Buona fortuna nel caso abbiate intenzione di farlo e noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye!